numeri 2578 e 698 abbinate, numero 1751, nonché del documento 22esimo numero 38, l'eventuale organizzazione dei tempi sarà valutata sulla base del testo che verrà licenziato dalle commissioni di merito. Il programma si intende conseguentemente aggiornato. Chiesto la parola a fine seduta il deputato Tino Iannuzzi, prego, ne ha facoltà. A due minuti, onorevole. Grazie Presidente, sono trascorsi già 5 anni da quella terribile serata del 5 settembre del 2010 quando venne assassinato con inaudita ferocia il sindaco pescatore, il sindaco di Pollica, Angelo Vassallo. È giusto ricordare in quest'Aula, che è espressione massima della libertà, della democrazia, della sovranità del popolo italiano, un sindaco che è stato esempio di buon governo, che ha dato voce ad un mezzogiorno moderno, innovativo, dinamico, che nella sua azione amministrativa ha sempre coniugato tutela dell'ambiente, rispetto della bellezza della natura, del pregio incomparabile del mare, di quel litorale, di quella costa, con progetti di sviluppo attentamente pensati e concepiti che non hanno mai alterato, nemmeno mai messo minimamente in pericolo la identità naturale del suo territorio. E con questo metodo, ispirandosi sempre ai valori della legalità, del contrasto ad ogni interesse criminale, dell'amore e del senso profondo della comunità, Vassallo ha trasformato i piccoli borghi di Acciaroli e di Pioppi in stupende mete del turismo nazionale ed internazionale. Purtroppo i 5 anni che sono trascorsi non sono stati sufficienti per fare luce su quella tragedia. Oggi più che mai l'imperativo dello Stato deve essere quello di assicurare finalmente alla giustizia i responsabili di quel tremendo assassinio. E il gruppo del Partito Democratico, consapevole e certo di interpretare i sentimenti dell'intera Assemblea e dell'intera Camera, riconferma e si stringe con affetto e solidarietà alla sua famiglia, alla consorte signora Angelina, che con tanta dignità e coraggio ha affrontato con i figlioli Antonio e Giusi questa tragedia, all'intera comunità di Pollica. Grazie. Grazie onorevole Iannuzzi. A titolo personale la deputata Donatella Duranti, prego. No, a titolo personale, sì, interventi fine seduta. Stiamo. Sì, grazie signora Presidente. Questo mio intervento di fine seduta per sollecitare la risposta a un mio atto di sindacato ispettivo, il numero 5-06-069 del 9 luglio scorso. Tale atto si riferisce ad una delle più gravi vertenze di lavoro della provincia di Taranto, quella relativa alla società Isola Verde e al destino dei suoi 231 lavoratori e lavoratrici e ovviamente delle loro famiglie. 231 dipendenti senza stipendio ormai da 6 mesi, collocati in mobilità collettiva a seguito della messa in liquidazione della società, per i quali ad oggi non si intravedono soluzioni anche a causa dello scaricabarile fra enti e amministrazioni coinvolti, a cominciare dalla provincia di Taranto, socio unico della società Isola Verde. Si sono susseguiti nel tempo incontri, assemblee, fino alla convocazione di un tavolo